questione donna non è la cosiddetta questione femminile. Claude Lévi-Strauss, antropologo, nell'introduzione all'opera di Marcel Mauss, noi diciamo Mauss, Sociologia e Antropologia, del 1950, introduce la funzione semantica di un significante flottante, ovvero la funzione di un significante d'eccezione di valore zero, che secondo l'antropologo permette al pensiero simbolico di esercitarsi in una concatenazione, come nel gioco del 15, sarebbe la casella vuota che permette alle altre caselle di ruotare, di muoversi. Riprende così Lévi-Strauss l'algebra di Boole. Tale funzione permetterebbe la complementarietà tra il significante e il significato. Nel 1953, in funzione e campo della parola e del linguaggio nella psicanalisi, negli scritti di Lacan del 1966, introduce Lacan il termine di nome del padre, nom du père, che scrive con i trattini tutto attaccato. Nel confronto con il testo di Lévi-Strauss e diventa un'altra cosa. È un'abduzione, è un'ipotesi del nuovo. Si svilupperà anche come punto di capitone tra il significante e il significato. E questo nel seminario, il terzo, di Psicosi del 1955-56. Eppure l'ipotesi del significato, che si compirà nella significazione del fallo, come unica significazione, è un fantasma, è un tentativo impossibile di erigere un'impalcatura, un'imposizione dell'imposizione, di un elemento della parola in posizione di uno. Di uno fisso, di uno unitario, unico. La funzione di figlio non muore, questo è il figlicidio, che non è l'infanticidio. E con il significante del nome del padre si tratta della funzione che nel mito scientifico del padre, in Freud, è quella del padre morto e non fa problema a Lacan e agli psicanalisti lacaniani che il discorso dell'analista o il discorso psicanalitico sia una branca del discorso della morte. Padre morto, figlio padre, uomo padre, e donna madre. Per Verdiglione la messa a morte del padre segue al matricidio, che non è solo la morte della madre, ma anche quella della materia della parola. Freud in Totem et Tabù descrive l'impero del fallo che dal padre morto passa ai figli. Altrimenti non passa. L'uno rimosso funziona come zero, adiacente a un altro uno. Allora il fantasma fallico si dissipa e il fallo senza più primato è uno dei modi dell'apertura, che è giuntura e separazione.
e non inclusione e esclusione. È un modo il fallo come il ponte, la barra, il nodo, la croce, la verticale, la diagonale. L'interesse di Marcos Zafiropoulos in La question féminine de Freud à Lacan, La femme contre la mère, edito dalle Presse universitaires de France en 2010, 2010. È per l'antropologia psicanalitica della femminilità, così dice, che si tratti di Freud o di Lacan. Le donne quindi rimangono nel serraglio costruito dagli uomini in assenza d'uomo, di uno nella parola, che differisce da sé, si divide da sé, non è l'uno unitario, identico a sé. Non il soggetto diviso, quindi, nemmeno quello presunto inconscio, non l'ipnotizzato diviso per autocefalia che nella presunta personalità multipla e già nella doppia coscienza di Janet, dissipata dall'elaborazione freudiana degli inizi. La femminilità è un effetto della gerarchia sociale e politica, non la donna, l'impalcatura della femminilità a copertura della donna, dell'enigma donna. La politica senza più la gerarchia è la sessualità, la pragmatica, il fare, non l'erotismo. La politica del fare, scriveva già 40 anni fa Armando Verdiglione. Dire femminilità vale a chiudere la spirale della vita in un cerchio che confermerebbe le donne come supporto degli inclusi, i maschi, bianchi, eterosessuali, e quindi sempre escluse dall'inclusione. Altro assoluto ideale, la cui bellezza è l'orpello dell'esclusione. Antropologia psicanalitica della femminilità, ossia ginecologia, fantastica. E dalla vergine non madre di Lacan alla madre non vergine di Freud non si esce da questa ginecologia fantastica, il cui acme è nella domanda di Freud: che cosa vuole la donna? Formulata all'indirizzo di Marie Bonaparte, alla quale scrive: la grande questione rimasta senza risposta e alla quale io stesso non ho mai potuto rispondere, malgrado i miei 30 anni di studi sull'anima femminile, che cosa vuole la donna? E questo si trova nella biografia di Freud, scritta da Ernst Jones, La vita e l'opera di Sigmund Freud. Nella versione francese, questa citazione si trova a pagina 445. Le domande insolubili non cercano risposte, che per l'appunto non verrà mai. Indicano tali domande che la questione è connotativa, le domande alle quali non si è mai risposta. E non denotativa, non è una notazione originaria, ma del discorso. L'errore tecnico segue al desiderio del desiderio.
di così il desiderio conscio, la presunzione di poterlo coniugare, io desidero, tu desideri, egli desidera. Desiderio del desiderio, ovvero al fantasma presunto governare il soggetto, anche il soggetto dell'inconscio. Desiderio del desiderio anche come desiderio dell'altro, nella sovrapposizione impossibile tra il sembiante e il tempo, come nel significante del fallo. La domanda che cosa vuole la donna è lanciata dal teurgo per la dominazione completa, consistente e significata e permanente delle donne. Le donne, anche le psicanaliste, non rispondono a questa domanda e non hanno mai fatto avanzare quest'ultime, la teoria della femminilità e della sessualità femminile, non per una mancanza ontologica, non per un'ignoranza presa in un principio, ma per non aderire al tentativo di dominio maschile. Che cosa vuole la donna? È una domanda del padrone alla schiava. Dimmi cosa vuoi e ti dirò chi sei. Invece le donne, confinate nell'harem dell'isteria, rispondono: ti dirò io chi sei, brutto stronzo di merda di un tiranno. E si confermano belle e nella migliore delle ipotesi sociali restano subordinate al capetto di turno. Certo, è un dio ridicolo creato da loro e in nulla è intaccato il primato del fallo. Eppure la questione della dissipazione della fantasmatica del fallo è nell'adiacenza e nell'abduzione. Il passo che si attiene alla libertà della parola è impassabile, è mantenuto persino nel contrappasso effetto della sua negazione estrema. In altri termini, l'inconscio è intoglibile, indistruttibile, come ha detto Freud. Marcos Zafiropoulos riprende la lettera del giovane 27enne Freud alla futura moglie Marta, in cui algebrizza la donna, ossia detta come vuole la donna in quanto moglie, madre della casa, e troverà la donna non madre nella cognata Minnie, perché nessuno crede all'incredibile, ciò che si vede, ciò che appare, è la psicosi ordinaria, la domanda idiota, ossia dettata dall'idioletto senza idioma, tale è: cosa vuole la donna? Domanda inquisitoriale nella logica dell'interrogazione e della risposta. Lo schiavo, infatti, se ben interrogato dal padrone, risponde sì o no. Qui si potrebbe intendere la serie delle nostre non risposte alle interrogazioni sociali e politiche. La domanda idiota, che rende principe o servo dell'idiozia chi la formula, e forse Freud si sente principe nel formularla alla principessa Bonaparte, ha altre varianti non esplorate, oltre a non essere stata esplorata linguisticamente nella sua variante affermata da Freud. Cosa può la donna? Cosa sa la donna? Cosa fa la donna? Cosa deve la donna? Volere, potere, dovere, sapere e fare non sono funzioni umane, non appartengono all'antropologia, nemmeno di orientamento psicanalitico e di occidentamento lacaniano. La domanda idiota è del soggetto, di colui che ha un'idea della cosa, in questo caso della donna.
la non risposta delle donne, anche delle psicanaliste, procede dalla non accettazione della posizione di soggetto, di suddite, di subordinate. E il varco resta quello dall'insubordinazione, detta anche isteria, all'ordine della parola, che sospende anche la credenza nell'ordine paterno e nell'ordine materno. L'ordine è quello della procedura del viaggio, che non ammette ordini sociali e politici, e neanche ordini professionali. Dire antropologia psicanalitica, come fa tra gli altri Zafiropoulos, è ancora il tentativo di ordinare socialmente gli uomini e le donne, che spariscono già nell'antropologia, anche perché l'altra faccia, la ginecologia, è così connotata socialmente da essere ritenuta una faccenda per ginecologi, professionisti e funzionari, mentre agli amatori è riservato il porno o la fantasia. Dire antropologia psicanalitica del femminile può tutto il più connotare i padiglioni di un ospedale o di un campo di esclusione. E gli algebristi dell'antropologia psicanalitica del femminile possono non interrogarsi sul loro statuto di dottori nella gerarchia, che è una teocrazia, anche fatta da atei come Freud. Solo per Celia potremmo dire che rari sono gli psicanalisti che si occupano dell'antropologia psicanalitica della maschilità. Zafiropoulos la sfiora in un bel passo sulle donne che fanno l'amore con gli uomini castrati e morti, ma non dice che sono gli stessi morti viventi che stuprano e che vanno in guerra euforici o disforici. L'indifferenza linguistica, che permette di prendere i termini che si vogliono nel supermarket della linguisteria, quale impalcatura della alingua, non può distinguere tra antropologia e psicanalisi, tra sociologia e psicanalisi, tra qualsiasi cosa e psicanalisi. Eppure, o c'è la psicanalisi come pratica intellettuale e non ambulatoriale, o c'è l'antropologia, il discorso universitario, il sapere come causa, il predominio del significato, ovvero del primato del fanno. La negazione del sapere, che è un effetto dell'inconscio. L'antropologia quindi chiude la questione dell'uomo nella logia. L'uomo del discorso non è l'uomo nella parola, l'uomo della parola. Nel discorso diviene anche incognito. Nel discorso l'uomo diventa anche incognita, mistero e segreto, mistero di mamma e segreto di Pulcinella. La X, che nelle formule della sessuazione permette a Lacan di imperversare con la logica di Aristotele a colpi di quantificatori universali o esistenziali. Solo per questo la donna risulta non tutta per Lacan, come effetto del suo aristotelismo. Si dovrebbe dire, al modo di Zafiropoulos, come resto della sua filosofia psicanalitica. Ancora, o è filosofia o è psicanalisi. Chi ha cercato di acclimatare la psicanalisi in filosofia, come nel tentativo di Gilles Deleuze con l'amico psicanalista Félix Guattari, è fallito. È impossibile intendere filosoficamente il funzionamento della rimozione, dello zero nella parola, che pone anche la questione del padre.
peraltro insolubile nella metafora paterna, nella funzione paterna, nel nome del Padre. L'altro tentativo è quello degli psicopompi, orientamento psicanalitico lacaniano, rimanendo non visibili gli psicopompi orientamento psicanalitico freudiano, per non dire junghiano, adleriano, reichiano, che si ammantano di filosofia strizzando l'occhio a mamma università e alle insegne falliche che distribuisce con titoli e lodi. La differenza tra la questione aperta e la questione chiusa, oltre all'inesistenza dell'alternativa tra di esse, perché la questione chiusa è solo la negazione dell'apertura, risiede nel viaggio. Procedendo dalla questione aperta, il viaggio non è predeterminato, mentre procedendo dalla questione chiusa, il viaggio è circolare e predeterminato, secondo il sogno dei potenti e degli impotenti. L'ordine rotatorio che tanto scassa, tracassa Lacan e lo ha ingaggiato a uscirsene con la topologia, ma la topologia è della caverna platonica, anche trasformata in superficie paradossale, in cross cap, in asfera, non dissolve la prigione. Topologia non è di struttura ma di negazione della struttura linguistica in atto. Nessuna struttura immanente, nessun inconscio antecedente l'inconscio in atto. Nessuna ontologia, anche nella variante debole dell'antropologia, come nessuna sociologia e nessuna biologia, che in Freud vale come mineralogia del fondo roccioso dell'analisi, che lui stesso chiama la negazione del femminile. Ma il femminile non è quello negato, non si tratta quindi neanche di affermarlo o di riaffermarlo. La questione femminile, titolo dell'opera circolare di Zafiropoulos, che noi leggiamo senza rispetto per la sua circolarità, è la negazione della questione donna, donna che non è più femminile né maschile, e non c'è più immagine della donna a cui le donne debbono conformarsi. La formazione inconscia sospende l'immaginazione e la credenza, che hanno il nome di conformismo e anticonformismo. Attivo e passivo, presunta coppia oppositiva su cui Freud edifica la sua ipotiposi quale modo dell'apertura, o sono maschere nel carnevale della vita, attivo e passivo. Se la teocrazia è dissolta con l'instaurazione dello zero nella parola, non c'è più bisogno di chiedersi, come fanno i metazeri, despoti, tiranni e vampiri, cosa vuole la donna? La donna non vuole più, perché non ha mai voluto, essere madre nel rapporto sessuale. Non vuole figli padri, uomini bambini o uomini padri. Non vuole despoti, tiranni o vampiri del desiderio, del godimento, della verità. Non vuole specchi sociali, sguardi abbassati a punti di vista, voce popolare che la acclama come vergine non madre o come madre non vergine. Semmai c'è materia intellettuale nella vergine madre, vergine virgola madre di Dante Alighieri. Per l'antropologia psicanalitica di Marcos Zafiropoulos, via Lévi-Strauss e Lacan, c'è nella stessa teoria dell'origine della società di diritto come una strana vicinanza tra la questione del padre e la questione femminile. Padre e donna sono indici del nome, aspetti differenti.
Per cominciare, si tratta dello statuto della donna nella parola e non della questione femminile nella società e nella politica. La questione è aperta, non è più maschile o femminile.